Ho acceso la ring light perché veramente è buio qua, di nuovo una giornata nuvolosa, ma piove, sono più che certa. Allora, dicevo che Tamdao lo sento che evolve su di me. Subito appena spruzzato, senti una nota pungente, nonché la lime e lo zenzero, sento tantissimo e mi dicevo, ma che unisex dentro perché? Era una nota pungente, sì, affumicata con qualcosa di fumoso, ma dolciastra, dolciastra perché c'è tanta vaniglia anche al suo interno e secondo me non va bene per un uomo, per niente, perché c'è anche l'ambra, che comunque su un uomo io non la vedo, e mi piace questo abbinamento di appunto zenzero, coriandolo, ambra. Veramente, veramente ben fatto questo Tamdao. Se potessi trovarlo in formato più piccolo, lo comprerei volentieri. Questo era il diptych marchio che io ho spruzzato varie volte quando ero ad aspettare l'aereo e devo dire che nessuno mi aveva colpito più di tanto. Sarà anche perché provandoli più insieme, no, magari si dirottava uno sull'altro. Comunque, Tamdao invece è stata una scoperta adesso che ho fatto tramite il campioncino ricevuto dalla mia collega. Poi, essendo in casa, io mi sono spruzzata anche in questo mese l'erbolario, bacche, fiori e legni. Continuo a dire che questo profumo, non, se non lo sai che è di erbolario, per me diresti che è un profumo di nicchia perché veramente corposo, veramente liquoroso, persistente, ma tanto persistente. Giorni e giorni lo sento sulla felpa che ho in casa. Il produttore mi dice che ci sarebbe anche il pompelmo, le bacche, l'arancio, i fiori d'arancio, cardamomo, cedro e labdano. Io sento tanto cedro. Sento tanto cardamomo veramente speziato, ma nello stesso tempo c'è un alcol che sarebbe quasi un whisky, un qualcosa di affumicato così. Non è per niente facile da indossare, ma nello stesso tempo è molto accogliente se è spruzzato nella giornata giusta, secondo me. Ecco, io non lo cerco spesso, ma una volta spruzzato ha un effetto veramente magico su di me e sono felice di aver comprato la versione quanto è qua 10 ml o 15 ml. Veramente complimenti all'erbolario che ti fa avere anche le 15 ml. Poi sono andata avanti nel mese di aprile con cosa anche con Kung Fu Panda che è uscita la quarta puntata, l'abbiamo visto al cinema e per me è stata una serata veramente di famiglia, una serata in quale io ancora una volta mi sono detta pace interiore e veramente bello 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 come cartone questa proposta. E quando sono venuta a casa mi ha accolto la mia amica perché avevo ricevuto proprio in quella giornata il pacco di Rossella, grazie ancora amica cara, dove ho trovato vari regali, ti ho fatto vedere il video del pacco dalla Scozia insieme a dei campioncini. Qua ho tutto tondo, ho dei toilette della versione Mirto. Che buono che è questo Mirto, un mirto meraviglioso, adoro la nota di mirto, ma questa proprio è magica perché c'è appunto la noce moscata, il geranio, la salvia, muschio e tanto, tanto altro ancora. È veramente una giornata calda per me, ma non umida, non pesante, una giornata calda tanto quanto basta. Quindi in quella serata mi sono spruzzata subito tutto tondo perché ero proprio curiosa. Avevo chiesto io alla mia amica di farmi provare tutto tondo perché ero curiosa di questo mirto. Ho visto che c'è anche la versione spray capelli, spray corpo. Ecco, vorrei proprio comprare questa profumazione per l'estate,
Ma pre-estate, quando non sarà caldo caldo, anche se secondo me si può adire anche a dire, si addice anche credo alle giornate calde, ma non saprei. Per ora l'ho indossata solo durante le piogge di aprile, quindi non saprei come evolve con il caldo che ci proporrà quest'estate. Chiudo il video con una rosa meravigliosa, Apoteosi de Rose della Monotem. Continuo a indossare questo profumo che, guardate, è 100 ml. Io lo uso da un anno e sono arrivata solo qua. Mi dirai, ma come fai a parlare tanto di questa rosa, ma è soltanto qui? Guarda che non è facile per niente per me che faccio una o due spruzzate e sono apposta con un profumo di poter andare avanti ad indossare un profumo sì che mi piace, ma a lungo andare più di tot al giorno io non riesco a spruzzarlo, quindi mi dura sì un anno di profumo e sono arrivata solo qua. Hai voglia di finire, quindi non è facile per me finire i profumi, ma io me li godo, ma me li godo così tanto che a volte mi bastano anche solo dei campioncini. Quindi chi viene magari di qua e aspetta dei boccettoni o aspetta delle confezioni, comunque devi sapere che non è il canale che presenta tante tante boccette, ma è un canale sincero, quindi vi faccio vedere quello che uso e mi fa piacere che continuate a seguirmi. Io qui credo che chiuderò il video. Vi ringrazio di aver passato con me questi momenti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.